Eccoci ancora un'altra volta qua con il Bocca, che sarei io, a fare un primo piatto veramente di mare, veramente... L'ho pescato io questo pesce, sicché sono sicuro che è freschissimo. Farò un primo piatto sul sugarello. Ma andiamo a vedere subito questo pacchero, perché farò un pacchero col sugarello. Per 3-4 persone ci vorrà... Questo era un chiletto di sugarelli che io già... Precedentemente ne ho sfilettati 4 o 5, me ne sono lasciato uno per farvelo vedere. Un po' di prezzemolo, delle fogliettine di finocchio dell'orto di Andrea di Super Green. Poi abbiamo un mandarino e un limone sempre dell'orto di Andrea. Sono gli ultimi, io ne sfrutto proprio l'essenza. Poi avremo i nostri paccheri circa 3 etti. Olio di vellobono, peperoncino, della cipollina fresca rossa di Tropea se ce l'avete, sale e olio di vellobono, ma raccomando. Cosa ci sarà da fare? Per la prima cosa è molto importante, dopo aver pulito i nostri sugarelli, dovremo sfilettarli. Molto semplice, ve l'ho già fatto vedere diverse volte come si puliscano pesci. Con un coltello naturalmente bello affilato, perché è questa la miglior maniera per pulire il pesce. Avere un coltello super affilato che se sbagliate, vi tagliate un dito, non sentite nemmeno tanto dolore perché entra subito dentro. Poi, veloce come il vento. E abbiamo fatto un filetto, facciamo la stessa cosa dall'altra parte e il gioco è fatto. A questo punto sarà da levarmi la lisca, queste qua, incidete sotto la carne, lo sentite, via, questo non è buono, via. E poi dobbiamo levare le lische che stanno tutto lungo questa linea qua. È molto semplice, incidiamo il pesce fino a dove sentite la lisca. E poi fate un'altra incisione proprio a fianco, poi lo sfilettate dalla pelle, anche se non ha molte squame consiglio di farla perché è dura dura dura, il dottore la misura. E abbiamo fatto un lavoro quasi perfetto, perché qui ce n'è sempre un pochino, sono andato lungo, ecco fatto, e il nostro filettino sarà pronto per essere degustato. Fate così anche con tutti gli altri, ci si vede dopo quando ho finito. A questo punto dovremo fare un battutino con le nostre foglioline di finocchio, che hanno un odore particolarmente esagerato, levandone il pezzo più duro naturalmente, ossia il tronchettino. Trituriamo bene tutto, dopodiché prendiamo la nostra cipollina, gli leviamo la scorzettina, la pellicina che è quella più coriacea, e facciamo un trito anche con questa cipollina. Accendiamo la nostra padella, ci mettiamo circa 5-6 cucchiai d'olio, anche 7, perché la facciamo in bianco, sicché dovrà essere bella oleosa per amalgamare bene tutta la pasta. Aspettiamo un secondino che si scaldi e ci andiamo a mettere questo tritino. Ci aggiungiamo anche un po' di peperoncino tritato. Questo non è tanto piccante, ecco perché ne metto abbastanza, ma se ce l'avete piccante andateci piano. Abbassiamo leggermente per non far bruciare la cipolla e tutto il resto. Nel frattempo che soffrigge leggermente la cipolla, andiamo a fare dei tocchettini col nostro sugarello. Ho sentito delle lische, controllate bene, se no mi fate morire i commensali. A questo punto ci andremo ad aggiungere il tocchettino di sugarello fatto tutto a pezzettini. Alziamo leggermente la fiamma per far cucinare i tocchettini di sugarello, aggiungendoci un paio di pizzichi di sale. L'acqua non bolle, allora si sposta un attimino nella fiamma un po' più alta, perché se no bolle fra 10 anni e non si mangia più. E passati circa un paio di minuti, il nostro sugarellino è già pronto per essere spento, perché guardate, ha già fatto la sua cottura, non dovete far diventare caucciù. Questa cottura veloce di un paio di minuti basta e avanza. Guardate lì. Cosa c'è da fare ora? Spento il sugarello, dovremo fare una bella grattata dei nostri sia limone che mandarino. Mi raccomando, state attenti a non metterci il bianco, perché rende amaro tutto. Già il pesce è un sapore forte, noi dovremo proprio prendere solo il giallo, dove ci sono gli oli essenziali che daranno un gusto e un sapore unico al nostro piatto. Vedete, l'ho ripulito senza metterci il bianco, e anche il nostro mandarino
farà la stessa fine. Fatta questa operazione qui, l'andremo a mettere a fuoco spento, naturalmente, tutto dentro il nostro sughettino. Vi aiutate con il famoso leccapentole, beato lui che è qualcosa lecca. Ecco fatto, e andiamo a amalgamare insieme a tutto. Sia cut, come dicevano in Germania. Qui c'è una rischina, l'ho vista al volo, la vado a togliere e aspettiamo che bolla l'acqua. L'acqua bolle, andiamo a buttare i nostri paccheri, che hanno una cottura molto lenta, e appena saranno pronti i paccheri vi faccio vedere come si fa il tutto. A dopo. La nostra pasta è pronta, pronta per essere scolata. Andiamo a saltare i nostri paccheri che si sono un attimo disintegrati. L'ho bella comprata questa pasta, aspetta, prendo il nome. Questa è per due, Fate amalgamare bene, ci andiamo a mettere un po' d'acqua in cottura. Facciamo ritirare tutto il brodino, o almeno una parte. Vedete com'è bella amalgamata? Vado a servirla, perché mi sembra giusto. Qua ne prendo per fare una porzioncina pronta. Di solito i paccheri sono circa 9 a testa, non di più, 10 massimo. Prendo anche un po' di sughettino, ce lo metto sopra e il gioco è fatto, signori. Ecco qua un primo piatto velocissimo, economico, perché il sugarello costa veramente poco, uno dei pesci meno costosi di tutta la terra. C'è solo da fare una cosa, mangiarla. E ora andiamo all'assaggio del nostro paccher al sugarello, che deve essere di una bontà eccezionale. Ci soffiamo perché è bello caldo, caldo a bollore. L'ho fatto leggermente al dente. Meglio così, la digerite prima se la mangiate al dente, lo dice bocca. E devo dire che un saporino veramente particolare, con diversi aromi belli mischiati insieme. Si sente bene la scorza del limone e del mandarino, il finocchietto dà quello sprint in più, il piccante è giusto e naturalmente il nostro sugarello dà veramente corpo a questo piatto, perché ha un sapore veramente forte e genuino. Con questa ricettina voglio salutare tutti quanti quelli che mi seguono, che mi mandano messaggi e io rispondo, come potete vedere, a tutti un po' alla volta, ma vi rispondo e vi ringrazio perché mi date la forza di andare avanti in questo bellissimo progetto che portiamo avanti io e Andrea. Grazie mille, arrivederci e iscrivetevi.